Più che una domanda, un pensiero, pensando a questo Mario. 10 anni fa debuttò con l'Italiana e poi qualche mese dopo inaugurò la stagione con Simon Boccanegra. Allora mi veniva in mente, visto che si riprende Simon Boccanegra, sarebbe stato bello risentirlo 10 anni dopo, anche perché all'epoca, se non ricordo male, il Corriere scrisse che avevi i pantaloncini corti portati. Quindi adesso che ce li hai lunghi sarebbe stato bello risentirlo. Per scoprire le differenze. È un titolo che, allora, quando accettai di farlo, non ero così ingenuo da non sapere che non fosse un titolo per un ragazzo di 28 anni, non lo sapevo benissimo, però fui molto felice, no? Ti comandò adesso, io poi non amo risentirmi, rivedermi, anche perché sono molto critico, molto autocritico, diciamo, negli altri vedo sempre le cose belle, in me vedo sempre le cose sbagliate. Quindi se adesso andassi a risentire quel Simon Boccanegra, non so quale sarebbe la mia reazione, perché comunque 10 anni sono tanti, no? Sono passati tanti anni. Lo accettai perché era un'occasione dalla quale poi sarebbe dipesa la mia nomina, che vedo principale, quindi insomma 10 anni fa era una vita fa. Comunque no, insomma, per me fu un trampolino, fu l'inizio di tutto, posso dire, l'Italiana è quel Simon Boccanegra, no? E, però insomma non penso che sia meglio cercare di evitare di rifare opere già fatte. Ecco, io ho un percorso che rispetto e che mi porta poi appunto a votare Puccini. Io in realtà la seconda opera che diresse in vita mia fu Gianni Schicchi, quindi proprio almeno insomma, anche se sono due opere molto difficili da mettere, da paragonare, insomma, però diressi, giuro, diressi Gianni Schicchi nel 2006. Quindi non è con voi che cominci. No, però diciamo, sono stati così tanti anni che si può, che di fatto lo sento come ho avuto anche per quanto riguarda il compositore. Cioè, però insomma, ho fatto scelte. Simone per tanti motivi, no, per cui sono molto legato, ecco, mi ricorda proprio l'inizio della mia storia, però rifarlo, una cosa fatta, insomma, preferisco fare nuove esperienze, ecco, rischiare, provare abiti nuovi, perché poi finché non te li metti addosso non sai se l'abito ti sta bene o no. Però sono molto legato, non l'ho mai rifatto, non l'ho mai rifatto. Me l'avevano proposto pochi anni dopo, mi pare fosse l'inaugurazione 2007-2008, poi rifiutare. Quindi chissà, è un'opera che prima o poi sicuramente rifarò, immagino, sì, spero di sì. E sono curioso anche di vedere come, quanto io sono cambiato. Perché di solito quando ho sempre rifatto la stessa opera non è mai stato uguale. Io mi ricordo, feci 11 produzioni di Barbieri di Siviglia e mai uno uguale all'altro, perché cambio io, cambia il gusto, cambia il modo in cui vedi le cose, cambiano gli interpreti, cambia il regista, cambiano i cantanti, cambia tutto, ogni volta un'esperienza nuova. Così come ogni volta riapri la partitura e vedi sempre qualcosa di diverso, sempre. Che ti fa dire perché non l'hai vista prima. O Ambrosio di Sburgo, Fari Foste, che ho debuttato l'anno scorso. Io la sto riaprendo e già ho idee diverse, che non so se sono migliori o peggiori, più giuste o meno giuste, però sono, insomma, non facciamo un copia e incolla. Giro la domanda al nostro direttore generale. Il numero della stagione di lirica
musica e danza porta lo stesso numero di piazzate principali dell'anno scorso. Forse ce ne sono in più, però insomma la linea è quella, anche per mantenere i criteri di produttività e per non alterare poi peraltro prezzi, biglietti, abbonamenti, offrendolo, aumentando l'offerta, facendo finta che non siano problemi i costi, volevamo rimanere in linea e tutto quello che sarà in più saranno l'altro cartellone del fuori abbonamento degli altri spettacoli dell'estate che vedete qui. C'è un giusto buco lasciato a quello che poi sarà una programmazione dell'estate l'anno prossimo che gestiremo con il programma di CIP. Volevo chiedere, è una scelta, un caso, o puntate tutto su qualcosa che ci direte più avanti, il fatto che non ci sia assolutamente Rossini quest'anno che è un anniversario? Mariotta ha parlato dello Stabat Mater. Esatto, c'è quello. Quello è il nostro, beh, non è di poco peso. Non è di poco peso, abbiamo voluto scegliere qualcosa di fortemente simbolico, fortemente legato anche alla città di Bologna e non programmare un'opera, abbiamo fatto molto in questi anni, quindi. Beh, il disco sarà. E poi il disco, sì, cioè tutto il progetto, diciamo, tutto il progetto generale di fusione di il disco sullo Stabat? No, il disco. In generale delle informazioni, sì. Come una testimonianza che resta. Bene, grazie. Sì, ultima domanda. In controtendenza rispetto alle altre fondazioni, noto che si producono belli titoli di danza legati alla danza contemporanea, legati a due autori italiani. Come mai proprio due autori italiani e la scelta della danza contemporanea? Dunque, questo è un discorso che ha diversi tipi di risposte. In primo, noi abbiamo sempre fatto due titoli di danza nelle nostre stagioni, quindi che poi diventano quattro nella partnership con ERT, per cui il progetto danza si compone di quattro o cinque titoli ogni anno. Due sono realizzati da noi, due o tre sono realizzati da loro e lì poi costruiamo un unico progetto di abbonamento anche e di offerta. Per cui questo, la nostra stagione di lirica e danza ha avuto questo tipo di dinamica. Il fatto che quest'anno ci siano due coreografi italiani e che siano legati a due grandi, importanti opere, Petrushka è una pietra miliare, Kraner di Xenakis, naturalmente un titolo invece che va nella direzione appunto dell'impegno sul contemporaneo, riguardano progetti che abbiamo avviato negli ultimi anni e che quest'anno hanno questi due coreografi come protagonisti. Non è una scelta che vuole avere un peso diverso dal fatto di avere portato avanti con diversi coreografi in questi anni, sia stranieri che italiani, diversi progetti di produzione di danza. Una cosa, quella sì, però voglio dirla, perché così come nelle regie, nella musica, soprattutto per quanto riguarda il nostro tempo, noi facciamo un lavoro molto importante di sostegno alla nuova produzione italiana, le produzioni di Sciarrino, la produzione di Andrea Molino, la produzione di Alessandro Sorbiati, sono tutte produzioni che vanno verso, anche come dici giustamente, in controtendenza e un po' unici, cioè noi abbiamo sempre portato avanti emblematicamente questo tipo di progettualità. Questo non vuol dire, per esempio, che quest'anno facciamo un grande compositore come Dusapin, la cui opera Medea viene presentata per la prima volta in Italia, come abbiamo fatto con Jarel o con Jacob Lenz e Wolfgang Grimm. Però facciamo un focus sull'Italia e sulla nuova produzione italiana per quanto riguarda coreografia, regia e compositori. Sicuramente per quanto riguarda noi al Teatro Comunale facciamo una grande attenzione. Petrushka dura 30-35 minuti. Come si completerà? Allora, su questo si è vista ancora. Vi ricorderete che per Saga la Primavera lui affidò la prima parte a uno straordinario lavoro con contrabbasso solista di Daniele Roccato, con una coreografia incredibile. Non so, veramente stiamo lavorando assieme e Virgilio è veramente un coreografo che fa della sperimentazione la propria guida, quindi sta progettando diverse soluzioni. A tutt'oggi però non abbiamo ancora